Allora, adesso vi volevo parlare anche di pensioni, ma devo andare da Mattia Fantinati, che saluto, deputato del Buongiorno. Movimento 5 Stelle. Ma per chi non lo conoscesse, vi faccio vedere però una cosa, cioè, che ha fatto Fantinati qualche giorno fa, insomma, al meeting di CL, no? Vediamolo, credo ci siano le immagini, è andato lì da Comunione e Liberazione e non gliel'ha mandate a dire, insomma, ha avuto un intervento molto tagliente, molto polemico nei confronti di Comunione e Liberazione, non so, non riusciamo a vedere però le immagini, se ce l'avevamo, ma insomma. Chi segue i nostri programmi, chi segue i telegiornali, insomma, avrà visto Diciamo che l'indomito intervento di non abbiamo fatto, Fantinati. anzi Non non avete fatto facciamo sconti a sconti, nessuno. sì. Eccolo qui, con un po' di ritardo, ecco qui Per c'è. denunciare come Comunione Liberazione, la più potente delle lobby italiane, abbia trasformato l'esperienza spirituale e morale in un paramento di interessi personali, finalizzati sempre e comunque a denaro e potere. No, Non no, ho ancora lasciamo. finito, mi avete No, chiesto, sono lasciate qua per dire la parlare. verità. Lasciate parlare. Il Movimento 5 Stelle si indigna che si possa strumentalizzare in questo modo tanta brava gente e credenti cattolici. Negli anni avete generato un potere politico capace di influenzare sanità, scuole private cattoliche, università, appalti, sempre dalla parte dei potenti, sempre dalla parte di chi comanda e sempre in nome di Dio. Ecco, Fadeo, che altro gli poteva dire? Ma l'hanno presa con filosofia, diciamo così, poi, o no? Ah, guardi, molto, Adesso molto senza soffermarci su tranquillamente. questo, ma insomma. No, molto, molto semplicemente. Io sono stato invitato a questo convegno, ho fatto un discorso proprio incentrato sul fatto della coerenza che devono avere i politici, sul fatto che talvolta per i politici, anzi, loro devono per forza dire sempre la verità, anche quando si tratta di Cioè, fare non scelte importa qual è scomode. l'uditorio, qual è l'occasione. Invece parliamo di Ripresina, dal vostro punto di vista. Intanto le chiedo, la Ripresina secondo lei c'è e se c'è è merito dell'azione di governo del governo Renzi? I numeri dicono che questo PIL, questa diciamo, crescita c'è. Di fatto però io vorrei vederlo un po' ad ampio spettro, perché vedere tutto su un, diciamo, sull'ultimo, diciamo, sull'ultimo, diciamo, sull'ultimo trimestre, questo secondo me è un po' limitante. Ora, se noi consideriamo che durante la crisi abbiamo perso 9 punti di PIL, è chiaro che da questa discesa un po' di risalita ad un certo punto ci deve essere, cioè dal punto di Mettili vista così, più bassi di così, competitivo, se in un mercato ci sono 100 aziende che fanno un prodotto e di queste ne chiudono 60, è chiaro che queste 40 dopodiché lavorano e di aziende ne abbiamo chiuse dalla crisi ad oggi circa 90.000 Sì, perdendo 1 milione di posti di lavoro. tantissime. Allora io vorrei tornare, non dico a quei numeri perché la vedo molto Molto rosea, però difficile, sì. sicuramente che ci vadano vicino. Ora, se questa macchina, diciamo, imprenditoriale, questa macchina produttiva è bloccata e abbiamo ricevuto, come ho sentito anche dagli interventi precedenti, una spinta esterna data dall'abbassamento del petrolio, data dal fatto che, Intervento di Draghi, no? Sì, della esatto, Banca Centrale. abbiamo aumentato la competitività. Ora, Depressamento da dell'euro questa, anche. sì. Diciamo la svalutazione, ora è necessario girare la chiave e mettere in moto la macchina. Sì. Mi A questo punto dice il solo una cosa che governo. secondo lei, se fosse al posto di questo governo, una cosa che farebbe per dare carburante alla macchina, come ha detto Allora lei, una io me ne dica. una sola, io Sì. toglierei l'IRAP alle imprese. Toglierebbe Sì. l'IRAP alle Perché è una imprese. tassa incostituzionale, ingiusta, non pesa, non va sul reddito. Non penserebbe invece a togliere la tassa sulla prima casa? Anche Penserei anche alla tassa a sulla prima quello, casa. ecco. Noi ce l'abbiamo comunque in programma e l'abbiamo sempre Sì. detto. Dal punto di vista sulla prima casa togliamo le tasse, Sì. senza però pesare sul deficit, cioè deve essere un taglio di spesa vero, perché Cioè, altrimenti fra contemporaneamente 6 mesi bisogna fare siamo sulla spending stessa review, cosa. sì. Esatto. Allora, voglio sentire Fantinati su questo, perché la Lega, no, contro la legge Fornero ha fatto una delle sue grandi battaglie. Movimento 5 Stelle? Beh, anche noi siamo assolutamente contro la riforma Fornero che ha portato veramente Con quali un soldi? numero. Ma io non lo so. Adesso Ma risponde Fantinati, vediamo, adesso risponde con quali soldi.
Ma sicuramente non si tratta di essere, cioè di avere un problema di soldi. Se siamo arrivati ad un punto di non ritorno in cui la situazione è insostenibile, va risolta. Non essendo noi al governo, eventualmente per le coperture, per i soldi, non possiamo farlo noi il piano, perché noi abbiamo stilato un programma su cui noi siamo in grado di trovare quelle coperture a quel programma. Ora, se effettivamente dobbiamo sistemare anche tanta gente che la riforma Fornero ha lasciato a casa e ha lasciato senza lavoro, quel operaio di cui abbiamo visto prima le immagini. Non mi faccia spazientire Puglisi, ha detto che è un populista. Insomma, no, però Puglisi, populista perché sono dalla parte del popolo. Ma no, è quello. Conti, allora, se lei va a farsi un giro sulle situazioni che ci sono dai 50, 55, 65 anni, sono tanti come quelli che abbiamo visto finora. Quindi è chiaro, allora, i giovani fino ai 40 anni sono solo in Italia. Io la ringrazio di avermi dato del giovane. Io ne sono molto felice. E gli dice solo uno che io da ingegnere, tra l'altro, io ho visto ridursi la mia pensione e so che sicuramente quando io andrò in pensione avrò davvero poco o nulla. È chiaro che tutti questi soldi sono stati fatti da una mala gestione, da dei baby pensionamenti, questo è fuori discussione, ma però non è possibile che i giovani adesso, le generazioni attuali, paghino degli errori di questo governo. Allora, se casi come quello che abbiamo visto ce ne sono tanti, allora se effettivamente ce ne sono tanti, come abbiamo detto, la cosa va assolutamente risolta. Ci sono tantissimi strumenti che possono essere come un reddito di cittadinanza, anche perché queste persone devono reinserirsi sul mercato di lavoro. E consideriamo che tanti numeri, anche del governo Renzi, che dice che è aumentata l'occupazione, è stato anche grazie a queste persone che vanno a fare dei lavori assolutamente inadeguati dai 55-65 anni, aspettando la loro pensione. Allora, una rapida... Fantinati, perché... Voglio sapere che ne pensa intanto della promessa di Renzi, no? Che dice ai comuni restituiremo tutto, cioè non sottrarremo risorse, e poi c'è questo sindaco leghista che dice siccome io non mi fido e siccome già devo avere dei soldi dallo Stato, trattengo l'IVA. Qualcuno in campagna elettorale diceva anche che avrebbe ridato indietro i soldi dell'IMU, era Silvio Berlusconi tra l'altro, comunque a parte le battute. Io non so che cosa voglia fare Renzi. Se lui riesce a togliere l'IMU oppure la TASI senza aumentare il debito pubblico, noi siamo contenti perché ce l'abbiamo in programma. Se invece questo lui farà la figura del santo perché i sindaci dovranno aumentare le tasse locali, è una tassa soltanto che cambia nome. Ora, effettivamente, vorrei riprendere anche molto velocemente anche la discussione di prima per quanto riguarda anche questa compensazione che il sindaco chiede, visto che tu non mi dai i soldi. Quando io ho sentito parlare prima di investimenti oppure di evasione fiscale, lo Stato italiano, e soprattutto la colpa è dei governi che si sono succeduti finora, fa il forte con i deboli e i deboli con i forti, mentre con le grandi multinazionali, non fa pagare le tasse, io penso alle slot machine, penso al rientro dei capitali dell'estero, oppure lo Stato italiano è il peggior pagatore d'Europa alle imprese, ma anche ai comuni, e questo l'ha detto la comunità europea, come può pretendere che le aziende stesse siano oppure i comuni oppure i cittadini siano invece sempre in regola con i pagamenti? È vero, e riprendo il discorso di prima, è vero che se tutti pagassimo le tasse forse ne pagheremmo di meno, però molto spesso quando si fanno queste irruzioni nei comuni e si fa vedere che mancano questi documenti, mancano gli scontrini, sembra quasi una pubblicità per far vedere che lo Stato ha i muscoli forti. Ecco che va a fare il forte con i deboli. Nel senso che quando fanno questi spot elettorali in cui dicono non possiamo controllarli tutti oppure tutti devono produrre scontrini, effettivamente dimentica di dire che esistono in Italia 8.000, non 8 milioni, 8.000 evasori totali, anche si parla di grandi aziende, che generano un'evasione di 23 miliardi. Siccome si tratta di 8.000, quindi un numero abbastanza esiguo, perché non andiamo a controllare? Conosciuti anche questi 8.000?